insomma, perché e come siete riusciti a farlo, a organizzarlo in così poco tempo? Ah no, allora noi questa occupazione la stiamo organizzando già da un paio di mesi, perché infatti è ben organizzata e ben pensata soprattutto dal punto di vista della sicurezza del Covid, e ci sono tutti i materiali per poter garantire le norme anti-Covid. Abbiamo deciso di occupare perché vediamo che la scuola, l'ultimo anno scolastico, è stato totalmente devastato tra chiusura e apertura di scuola, e questo è inaccettabile. L'occupazione vuole essere un modo di riappropriarsi dei propri spazi e poterli gestire autonomamente, perché studentesse e studenti possono farlo. Vogliamo abbattere la barriera che c'è tra noi e l'istituzione. Da domani le scuole torneranno chiuse, quindi questa giornata per noi prende ancora più significato, perché è l'ultimo giorno di scuola. Professori, quelli che dovrebbero essere gli educatori, ci stanno demonizzando e stanno impedendo, hanno impedito fino adesso l'ingresso di studenti e studentesse per entrare nella propria scuola e fare scuola, e questo è inaccettabile secondo noi. Perché l'occupazione può essere sicura, può essere gestita da studenti e studentesse, e avevamo preso tutti i provvedimenti per poterlo fare. Non è voluto essere accettato e impedire appunto a studenti e studentesse di partecipare a questa assemblea, spaventandoli anche, c'è stato molto di terrorismo psicologico. È inaccettabile, quando invece ci dovrebbe essere molta più solidarietà e apertura nei nostri confronti. Sono qua fuori, sono persone che non sono persone che sono qua da stamattina, che stanno aspettando di vedere di entrare, con cui abbiamo parlato e che capiscono le nostre rivendicazioni, ovvero di una scuola che sia sicura, ma che sia anche una scuola che si prenda cura di noi soggetti che la viviamo, di studentesse e studenti in particolare, e che sia contro... Siete dentro? Quanti avete occupato? Siamo una... 15. Sì, una decina. Esatto. Però immagino avrete avuto solidarietà anche da... Abbiamo avuto solidarietà da persone anche che sono qua esterne. Noi adesso chiediamo questo, solidarietà da chiunque creda che la scuola debba essere né al 50% e poco sicura, né in didattica online. Noi vogliamo una scuola che sia garantita al 100% per tutti e tutti. Questo è possibile attraverso dei provvedimenti che fino adesso non sono stati presi. Ad esempio, presidi sanitari che in tutta Italia, studentesse e studenti, si sono mobilitati riguardo tematiche del genere. Cioè di appunto creare degli screening di massa all'interno delle scuole per poter fermare il contagio, poter controllare anche più il contagio, perché fare delle lezioni che poi vengono bloccate ogni dieci giorni è una cosa male gestata, e crea confusione per professori, professoresse e anche per studentesse e studenti. È chiaro che è inaccettabile che educatori ed educatrici, che dovrebbero essere i soggetti che portano solidarietà e si prendono cura di studentesse e studenti, non stanno mostrando la giusta solidarietà agli studenti occupanti. Gli studenti occupanti sono qui per poter fare assemblea studentesca, per poter gestire questa scuola, il nostro spazio, e ci è stato impedito questo. Noi comunque, studenti occupanti, non usciamo. Quello che chiediamo è un presidio di solidarietà adesso qui all'esterno, perché se non ci date la possibilità di fare le nostre cose all'interno come vogliamo, noi chiediamo di rimanere qua all'esterno per portare solidarietà a noi occupanti, perché l'occupazione continuerà. E usciremo presto anche con le nostre rivendicazioni e un manifesto pubblico che verrà girato a tutte e tutti.